tre. Sono adorabili. Ciao, piccolo. Marley, questa è casa nostra. E ora è anche la tua. Marley, non puoi attraversare una zanzariera. Marley! È proprio come un bambino, a parte la pelliccia. Non è un cane, è un diavolo col muso di un cane. Sì. Ha mangiato la segreteria telefonica e poi la cornetta del telefono come dessert. Un cane riconosce un solo padrone. Nel vostro rapporto chi è il più autoritario fra voi due? Vabbè, facciamo che all'inizio io sto a guardare. Come pensavo. E questo è Io e Marley, un film del 2008, ne stavamo parlando in studio perché quasi tutti l'abbiamo visto e stavamo commentando un po' la bellezza e soprattutto il rapporto che si viene a creare appunto tra l'uomo e il cane. Chi ha letto il libro, insomma, si stava commentando un po' il gradimento, no, del film, l'avete visto, sì, voi, sì, immagino? Sì, sì. Bello? Bel libro, bel film. Abbiamo visto la scena, così riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, sì, prima della pubblicità, di quando i due protagonisti umani portano Marley a un corso d'addestramento perché insomma è un po' ingestibile, a casa non sta fermo e quindi dicono forse è il caso che lo portiamo a far vedere. Nei casi di particolare vivacità serve un corso d'addestramento, allora, Marcello? Sicuramente sì, nel senso che il cane è vivace per natura. E infatti, noi possiamo considerare che il cane nasce con una predisposizione anche di razza, una predisposizione a determinati tipi di lavori. Quindi nel momento in cui noi prendiamo questo cane e lo portiamo in un contesto differente da quello suo naturale, quindi in un contesto cittadino dove magari rimane tante ore da solo a casa, c'è il rischio che il cane esprima le sue potenzialità, esprima tutte le energie che appunto non riesce a dar sfogo durante la giornata in atteggiamenti magari scorretti per noi, ok? Dei comportamenti che per noi possono essere problematici, quindi magari tira il guinzaglio perché nessuno gli ha insegnato, ci distrugge casa perché comunque ha un sacco di energie e noi non riusciamo a scaricarlo, magari non siamo neanche in casa e quindi comincia a vivere in un contesto di anarchia. Il proprietario sbaglia nella gestione del cane perché sbaglia magari a rinforzarlo, sbaglia a motivare il cane in determinati contesti e il cane capisce un po' che può fare quello che vuole, oppure per ottenere quello che vuole deve adottare determinati tipi di comportamenti, quindi magari se vuole raggiungere un obiettivo tira come un pazzo perché sa che il proprietario non ce la farà a raggiungere quell'obiettivo, mentre invece in un corso di educazione viene insegnato al proprietario come far sì che il cane raggiunga l'obiettivo ma con un altro modello comportamentale che pian piano gli insegnerà. Seguendo un altro percorso. Esatto, insomma, percorso ovviamente però bisogna tenere presente che il cane ha delle esigenze specifiche di appunto di scarico di quelle che sono lo stress, le energie fisiche che deve comunque tener conto. Certo. Prima il cane vive in maniera serena e felice e poi potrà imparare anche un'educazione perché sceglierà di seguire il proprietario. Certo, dottor Cervi, lei cosa ne pensa dei corsi di addestramento per cani? Non gliel'ho ancora chiesto prima. No, io sono d'accordo. Purtroppo ci sono delle persone che si improvvisano in questo lavoro e non sono in grado di farlo. È importantissimo. Ho notato una cosa, che il cane va a fare il corso di addestramento, quando lavora con l'addestratore è bravissimo, torna a casa un disastro. Per cui il proprietario deve seguire per forza il corso di addestramento. Appunto, prima della pubblicità dicevo quanta colpa abbiamo noi quando gli animali, in questo caso i cani, diventano o troppo vivaci e non riescono a controllarsi oppure addirittura diventano aggressivi, perché poi si parla molto di cani che possono essere più o meno aggressivi. Allora, quanto abbiamo noi colpa o quanto invece esistono i cani? Noi ne abbiamo tanti, però aggressivi? A mio avviso esistono anche le razze e i cani, i soggetti aggressivi. Allora, loro non saranno d'accordo sicuramente, perché gli etologi dicono che non esiste l'aggressività nel cane, esiste l'istinto predatorio, ma l'istinto predatorio è uguale all'aggressività. Perché il pitbull, per esempio, assale i bambini e le vecchiette? Ci sono stati tanti di fatti di cronaca. Certo. Perché riconosce la preda nel bambino, perché urla, perché ha un odore diverso, gesticola e quindi lo preda e lo aggredisce e lo ferisce, lo uccide, succedono dei veri disastri. Poi alla base c'è il proprietario che non è capace di tenerlo, c'è il sesso dell'animale. Il cane maschio è molto più aggressivo del cane femmina. Perché? Perché deve lottare per contendersi appunto la femmina, quindi è aggressivo nei confronti degli altri animali ma anche nei confronti delle persone. Quindi l'aggressività a mio avviso esiste e i cani pericolosi esistono. Io sono pieno di morsi, malgrado ci stia molto attento. Morsi aggressivi o morsi? No, morsi, il cane morde per difendersi, il cane morde per aggredire. Per esempio, l'ultimo morso che ho preso, un cane credevano che avesse qualcosa in gola. In realtà quando ha una tracheite sembra che abbia qualcosa ma non ha niente. Sapevo che era un cane che mordeva, gli ho dato un biscotto, era innervosito dal proprietario. Lui ha mangiato il biscotto e mi ha morsicato. Mi ha morsicato ma mi ha ferito, cioè in profondità ho dovuto dare dei punti. Per cui anche lì
è stato un gesto di pura aggressività, perché dopo che io ti do un biscotto tu mi salti addosso, mi aggredisci, anche se hai una certa soggezione di me. Quindi i cani sono pericolosi, un chihuahua non ti farà niente, cioè ti potrà dare un morso ma non ti però, fa male. Però ovviamente l'entità della ferita sarà diversa. È un buchino in un dito, in un cane di grossa taglia ti porta via un dito. Certo. Alice, il dottore ha detto loro non saranno d'accordo su quello che starò, che dirò insomma a breve, cosa ne dici? In parte. Grazie. No, per il fatto... No. Non sono d'accordo moltissimo sulla questione pitbull che aggredisce il bambino perché vede soltanto questo istinto predatorio. È sì vero che vede l'istinto predatorio, ma è anche vero che la maggior parte delle volte in cui succedono queste cose è dovuto alla scarsa gestione del proprietario in termini di socializzazione. Un cane poco socializzato è un cane che non conosce il bambino e quindi lo vedrà come una preda. Se il cane viene correttamente socializzato al bambino, non avrà mai di questi problemi. Quindi si può parlare di aggressività. Ma non possono avere dei raptus, appunto, anche un cane correttamente educato, come può essere un pitbull. I raptus possono esserci soprattutto, questo può confermarlo il dottore, soprattutto in casi di problematiche, diciamo, patologiche. O quando portati all'estremo. O quando portati all'estremo. Oppure dei soggetti particolari che sono così. Esatto, il cane può essere ben socializzato. Ci sono degli animali che sono inavvicinabili, che sono i cronici del canile, per esempio, che rimarranno lì tutta la vita perché sono pericolosi. Qui però vuol dire che c'è un passato. Però vuol dire che ci sono delle problematiche, delle cause che non conosciamo. Non dobbiamo ragionare, vogliamoci bene, siamo tutti bravi, gli animali, vogliamoli bene. Ci sono dei cani, degli animali che sono pericolosi. Quindi attenzione. Sulla pericolosità non lo mettiamo in dubbio assolutamente. È giustissimo quello che dici tu, ci sono sempre delle cause, dei motivi. Esatto. La maggior parte delle volte è l'uomo a creare il problema. Se noi riusciamo a capire queste cause, se io prendo un cucciolo, bisogna correggerle. Delle volte è impossibile correggerle. Certo. Se io prendo un cucciolo, lo isolo e non gli faccio conoscere il mondo, poi lo prendo, lo porto in un ambiente urbano, nel momento in cui incontrerà magari una persona diversa dalla sua classica persona, magari la persona che lo gestiva, l'unica persona che lo gestiva, magari lo picchiava, lo trattava male, è ovvio che questo cane avrà generalizzato il comportamento con tutti gli esseri umani, ovvio. E finirà in un canile, perché nessuno lo vorrà. Ma l'errore è stato dell'essere umano, della persona che mal l'ha gestito. I problemi che non sono legati al comportamento in questo senso, magari possono essere problemi di genetica. Io continuo a riprodurre cani che presentano aggressività e allora mi esce magari già un cucciolo già potenzialmente aggressivo, o razze. Sono state delle razze che sono state completamente eliminate, alcune perché erano completamente aggressive nei confronti. Però il lavoro del proprietario è basilare, poi magari ha problemi fisiologici, magari ha infatti io dico sempre a chi prende un cucciolo: il cane deve socializzare, deve vedere bambini, persone e altri animali e non deve essere aggredito dagli altri animali, perché sennò tutto conserva un ricordo, mentre la gente cerca di proteggere, quindi protegge il loro animale, non lo fa vedere a nessuno, frequentare, toccare, eccetera. E quindi imparare il linguaggio. Da utente, perché ci interessa proprio la sua voce, visto che lei fin da piccola sono cresciuta in mezzo ai cani. Cosa ne pensa dei corsi di addestramento? Cioè, lei porterebbe mai il suo cane? Adesso non so se ne ha mai avuto bisogno con i cani che lei ha avuto. Ha fiducia in questo o comunque pensa che il compito maggiore resti al proprietario? Quindi, allora, con chi vive con l'animale? Io penso che si debba iniziare in casa a dare un certo tipo, tra virgolette, di educazione al cane. Credo anche che siano utili, soprattutto per alcune razze di cane, l'addestramento. Questo lo dico perché in famiglia tuttora la mia mamma vive con 4 alani. E sono 4. Lei ha del terreno attorno alla casa enorme dove loro sono liberi e devo dire che sono assolutamente addestrati, ma non solo quando sono stati cuccioli, periodicamente vanno ancora a fare i corsi di addestramento. E alla mia mamma, che vive sola, sono serviti per la sua sentirsi sicura, non difendersi contro altri perché non è mai servito. Ma lei, e io sinceramente che sono a tanti chilometri di distanza, si sente sicura anche lei? Sono sicura quando è con loro. È uno dei compiti dell'animale anche far la guardia. È un lavoro importantissimo. Infatti, guardia e difesa. Sì, che mamma gratifica, sicuramente loro sono gratificati e infatti li vedi proprio nell'atteggiamento di protezione che hanno. Se io alzo la voce, loro mi guardano male. Non mi succede niente perché mi conoscono, però
della serie non si fa. Non si fa, no, certo. È proprio quella sensazione lei che lei non ha mai avuto bisogno comunque di addestrare un cane che ha no, avuto. No, io personalmente no, perché ho avuto comunque sempre cani per scelta, cani di taglia piccola. Sì, quindi sì, cani più gestibili. Ce l'ho fatta da sola, diciamo ce così. Ce l'ha fatta da sola, sì, esatto. Marcello, sì, prima il dottore ha detto una cosa importantissima, che è un'altra domanda che volevo fare sia a lei che a Alice. L'importante è affidarsi a professionisti quando si, sì, parla di educazione e di addestramento. Allora, intanto, da una parte, se mi potete confermare, certo, questo, anche se è una domanda retorica, dall'altra esiste anche una sorta di addestramento fai da te? Cioè possiamo, okay, farlo da, certo, soli o no? Allora diciamo che una volta come si addestrava il cane? Il cane veniva portato nei centri di addestramento, di educazione, l'addestratore addestrava il cane e lo ridava al proprietario. Oggi le cose sono leggermente diverse, nel senso che educare il cane significa andare a un corso di educazione, mettersi in gioco. Un buon corso di educazione ti deve spiegare non soltanto la tecnica per insegnare al cane il seduto, la condotta al guinzaglio, la passeggiata che sia, deve spiegarti come ragiona il cane, come comunica il cane, come si rapporta il cane con gli altri cani, come comprenderne il appunto il tipo di linguaggio del cane. Esatto, esatto, perché il cane comunica a senso unico, nel senso siamo noi che dobbiamo adeguarci al linguaggio del cane, quindi comprendere quello che vuole dirci il cane e quindi comportarci di conseguenza. Una volta che il proprietario ha le nozioni su il rinforzo, su tutto quello che serve per gestire al meglio il cane, è già a metà strada. Una volta concluso questo piccolo step del corso di educazione, quindi della comprensione, si fa anche senza il cane, viene solo proprietario per comprendere al meglio come gestirlo e come comunica. Una volta fatto questo, allora si passano agli esercizi classici dell'educazione di base. Noi facciamo vedere, chi fa un corso di educazione di base fa vedere, quindi l'istruttore ha l'esercizio e poi sarà il proprietario a casa ad esercitarsi su questo tipo, certo, di esercizio. Dopo c'è tutto un esercizio, esatto, da un fare. Iter, però è utile nel senso che nel momento in cui comprendi il meccanismo, come ragiona il cane, riuscirai a ottenere veramente dei ottimi risultati. Alice, quanto durano più o meno i corsi e quali sono i costi, se possiamo, sì, dare un'idea? Allora, dipende dal corso da cui vogliamo partire. Possiamo partire da un corso per cuccioli, quindi se partiamo in tenera età, come sarebbe il caso di fare, come partiamo, diciamo, con un cucciolo verso i 2 mesi, quindi l'età dell'adozione è 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Sono all'incirca 5 lezioni per un corso per cuccioli, 10 lezioni per un'educazione di base. Dipende sempre quali obiettivi vogliamo raggiungere e dipende dal tipo di problematica che presenta il cane. Certo. Quindi parliamo di uno standard, 10 lezioni, stante, esatto, no? In base a se ci sono problemi comportamentali più o meno gravi da risolvere o semplicemente un'educazione. Quindi all'incirca sono 5 lezioni per il cucciolo, 10 lezioni per l'adulto, una volta a settimana, così che si viene a lezione, si prova insieme, si ascolta la lezione, un po' come a scuola. Certo. Un po' come imparare una poesia. Sì. Esatto. Diciamo che nel corso poi dobbiamo chiudere, sì, Marcello. Velocemente, nel corso per cuccioli non andiamo a lavorare prettamente, esatto, sulla tecnica, ma insegneremo al proprietario la gestione corretta del cane, quindi si parlerà di socializzazione, adattamento ambientale, di inibizione al morso, di abitudine a star solo in casa. Certo, cioè, comunque il consiglio, esatto, è affidarsi ai professionisti. Quello sicuramente. Questo è... sicuramente. Sì. Esatto. O informarsi, siamo il più possibile. Informarsi, cioè, se non possiamo, informarsi, per questioni noi, economiche. Nel nostro anche... piccolo speriamo di averlo fatto, certo servirebbe, certo, ancora più tempo, però insomma le nozioni principali le abbiamo date. Grazie a Marcello Barbagallo. Grazie a voi. Grazie a Alice Fanara, grazie al dottor Ceria per i consigli, grazie a Teresa Mastrandrea. Grazie a voi. Per la sua esperienza diretta da utente, che poi è come tutti i nostri telespettatori. Grazie a tutti voi, vi auguro una buona giornata, naturalmente restate con Odon, noi ci vediamo con la prossima puntata di Zoom. Arrivederci.